Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ai dati del bollettino regionale dell'emergenza coronavirus continua il calo dei ricoveri in Abruzzo, sia in area medica che in terapia intensiva. In totale le persone oggetto di cure ospedaliere sono attualmente 569, 515 nei reparti di medicina Covid, dove i posti letto che si sono liberati rispetto a ieri sono 10, e 54 in rianimazione, in diminuzione di 3 unità rispetto a 24 ore fa. In aumento le guarigioni, più 189, in discesa gli attualmente positivi, ora a 9.871. Meno 25 rispetto a ieri, così come le persone in isolamento domiciliare, 9.302. Intanto, nelle ultime ore sono state 180 le nuove positività rilevate attraverso i test, 59 riguardano la provincia dell'Aquila, 54 quella di Chieti, 43 nel Teramano e 22 in provincia di Pescara. I nuovi pazienti Covid sono emersi dall'analisi di 4.858 tamponi molecolari e 1.539 test antigenici, con un tasso di positività complessivo in lieve calo rispetto a ieri a quota 2,8%. Purtroppo restano in doppia cifra i decessi, sono 14 le persone che non ce l'hanno fatta comunicate dalle ASL alla Regione nelle ultime ore, di cui 6 risalgono ai giorni scorsi. Il totale delle vittime da inizio emergenza in Abruzzo arriva così a quota 2.329. Dopo oltre un anno dallo scoppio della pandemia, i casi di positività al Covid accertati nella nostra Regione sono stati 69.128. E proseguiamo. Dal 26 di aprile inizieranno le riaperture delle attività, via libera a ristoranti, anche a cena, ed introdotto il pass per potersi spostare da una regione all'altra. L'Abruzzo potrebbe tornare in zona gialla. Il punto con Giuseppe Dintino. L'Italia inizia con le riaperture dal 26 aprile e quanto emerso ieri dalla cabina di regia ministeriale, per la prossima settimana è attesa la firma del Premier Draghi sul decreto che detterà la tabella di marcia. Il governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. I primi a riaprire saranno bar e ristoranti, anche a cena, purché si stia all'aperto. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, le interazioni tra persone all'aperto non incidono sulla trasmissione del virus. Un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento, ed è stato confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5, prorogato lo stato di emergenza per altri 2 mesi, al fine di rinnovare lo smart working ed allestire i centri vaccinali. Il dato delle dosi somministrate sarà fondamentale per determinare, di settimana in settimana, le restrizioni regionali. Saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra regioni gialle, mentre per quelli tra regioni a maggior rischio occorrerà una sorta di pass che attesti la somministrazione del vaccino. Nelle zone gialle e arancioni, inoltre, via libera alle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Noi siamo in condizioni oggi di disegnare con cautela, con giudizio, però un percorso positivo che dia un segnale di ripresa al Paese, un percorso di natura graduale che si avvierà già il 26 di aprile, che vedrà come elemento ancora una volta prioritario la tutela e la salvaguardia della scuola. Via libera anche a cinema e teatri con capienza limitata, e dal 1 maggio potrebbe tornare il pubblico negli stadi. Dal 15 maggio poi riapriranno stabilimenti balneari e piscine, mentre il 1 giugno sarà la volta delle palestre e i ristoranti potranno accogliere i clienti anche al chiuso.
L'Abruzzo, sebbene l'incidenza del virus continui a preoccupare nell'Aquilano, potrebbe tornare zona gialla. Il presidente della regione Marsilio ha dichiarato che i dati sono promettenti da 5 settimane e che la provincia di Pescara sarebbe quasi da zona bianca. Anche questa settimana però si è deciso per la zona rossa in alcuni comuni. Nereto, Campli, Morrodoro, Ancarano, Mosciano Sant'Angelo e le frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel comune di Castellalto per quanto concerne il Teramano. Nell'Aquilano invece in zona rossa Rocca Casale e Collarmele. Ancora la pagina relativa al Covid, la rete oltre il ponte, il gruppo Vaccini Abruzzo in Chiaro questa mattina hanno denunciato le criticità, a loro dire, della campagna vaccinale. Il servizio è stato curato da Paolo Renzetti. Gli aderenti ad Abruzzo Vaccini in Chiaro, in rappresentanza di diverse associazioni, questa mattina hanno effettuato un sit-in nei pressi della sede dell'assessorato regionale alla sanità di Pescara per chiedere chiarezza e regole chiare sulla campagna vaccinale. Presentate 9 richieste da rivolgere a Governo nazionale e Regione Abruzzo affinché si proceda con trasparenza ed equità. Abbiamo buttato giù un appello rivolto alla Regione Abruzzo, ma non solo, sottoscritto da oltre 30 organizzazioni. C'è una pagina Facebook che si chiama Vaccini Abruzzo in Chiaro, dove raccogliamo segnalazioni e dove cerchiamo di dare informazioni rispetto alla campagna vaccinale. Noi siamo qui per avanzare 9 richieste, perché finora la campagna vaccinale in Abruzzo è stata una lotteria. Queste 9 richieste si possono riassumere in 4 parole. Equità, trasparenza, informazione, più personale. Equità perché finora ci sono state delle sperequazioni territoriali, non solo tra regione e regione, ma anche all'interno della stessa regione. Chi prima si organizza, meglio arriva. Questo non è possibile in una campagna vaccinale. Se si è una persona over 80, se si è fragile, lo si è, tanto a Pescara quanto a Schiavi d'Abruzzo. Per fare tutto questo, ovviamente ci vuole disponibilità di vaccini. Per questo noi chiediamo un forte impegno da parte di governo e regione per sospendere i brevetti, perché non possiamo stare al ricatto delle multinazionali farmaceutiche. Poi trasparenza, è davvero folle che ci siano inchieste in corso per procedure opache rispetto alla campagna di vaccinazione, è una follia. Ci sono state corsie preferenziali e questo non è possibile, ci vuole trasparenza, quindi i dati vanno pubblicati, vanno pubblicate tutte le informazioni. Informazioni perché abbiamo numeri di telefono e mail alle quali si attende giorni, minuti, senza avere risposte. Le persone non sanno davvero dove sbattere la testa per avere informazioni in merito a quello che è un diritto. Ci vuole un sito dedicato con delle email e dei numeri di telefono a cui si risponde e si diano le informazioni precise e puntuali. Un po' difficile se ogni ASO, ogni comune fa per conto suo. E ultimo, per fare tutto questo ci vuole personale, perché bisogna fare la campagna di vaccini e farne tanti, perché non si può smettere di fare il tracciamento perché la pandemia continua a correre e perché ovviamente ci sono tutte le altre malattie da curare ai nostri ospedali. Finora ci si è affidati al volontariato di medici ed infermieri, noi chiediamo personale dedicato. Lo stesso Marsilio dice che aveva richiesto per l'Abruzzo oltre 300 persone, ne sono arrivati appena 54. Adesso la cronaca giudiziaria con la Corte di Cassazione che ha rigettato l'appello confermando la condanna a 17 anni di reclusione per Giovanni Iacone, il 52enne cuoco che l'11 gennaio del 2017 uccise a Francavilla al Mare la psicologa Monia Di Domenico, 45 anni, originaria di Corropoli, in provincia di Teramo. Iacone in primo grado a Chieti era stato condannato a 30 anni di reclusione con il rito abbreviato, con l'aggravante della crudeltà a causa dei 16 colpi con i quali la donna è stata uccisa, inferti sia con un sasso che con una grossa scheggia di vetro, fendenti che hanno raggiunto la vittima al volto e alla testa. Aggravante che invece non è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che ha ridotto la pena a 17 anni. Contro questa sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento in relazione
all'aggravante. L'omicidio si è verificato all'interno di un appartamento nella zona nord di Francavilla, vicino al mare, appartamento della famiglia della psicologa, che era stato dato in affitto a Iacone. Quel giorno la donna si era recata dall'uomo per ottenere un affitto arretrato di 700 euro, ma la situazione è degenerata, sfociando nella brutale aggressione. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Tornano le minacce nel quartiere e nella zona di via Rigopiano. Le vittime sono alcuni cittadini che da tempo avevano denunciato episodi di violenza. Vediamo. Consigliere Bettinari, ci sono persone in questo quartiere che sono state minacciate e voi oggi denunciate quello che è accaduto? Sì, sì, intanto abbiamo un problema di aggressioni, minacce gravissime nei confronti di 3-4 donne, coraggio, di questo quartiere da parte da un soggetto pericolosissimo. Ad alcune sono state aggredite con un coltello alla gola, altre sono state, delle persone sono entrate a questo soggetto sempre col coltello dentro casa, un'altra donna è stata mandata in ospedale, aggredita. Quindi io dico, la prima cosa, appello forte al sindaco, al prefetto, allontanare quel cittadino incivile e violento che sta rendendo invivibile questo quartiere pericolosissimo, con un provvedimento motivato di sicurezza e ordine pubblico. Poi qui ci sono ancora spacciatori di droga, occupanti abusivi, coloro che rubano la corrente elettrica, che si allacciano abusivamente anche all'acqua, coloro che addirittura qui ci sono 25 appartamenti vuoti, murati, tutti questi che stanno dietro a me sono vuoti, murati, non assegnati, a fronte delle 700 persone in graduatoria che meriterebbero un alloggio popolare. Qui devono essere subito assegnati questi appartamenti per ristabilire, e poi mi lasci dire, una nota positiva: a seguito delle mie denunce è stato emesso un provvedimento di decadenza nei confronti di un latitante che è ancora nella disponibilità di un alloggio, però non è stato ancora eseguito, quindi chiedo di fare lo sforzo in più, il provvedimento c'è, adesso eseguiamo quel provvedimento e riprendiamoci la casa dal latitante, perché non è più possibile, questa cosa gridava vendetta. Incidente sul lavoro ad Atessa, dove un operaio è stato colpito alla testa da un robot che stava manovrando. Si tratta di un 42enne della Mavepa Italy SRL di Atessa, che è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara, così come scrive l'ANSA. L'incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 7:30. La Mavepa è specializzata nella lavorazione di stampaggi e il dipendente di Torino di Sangro è rimasto ferito dal macchinario, appunto, che stava utilizzando. È stato soccorso e successivamente trasportato a Pescara con l'eliambulanza del 118. L'operaio è apparso comunque cosciente, ha parlato con i familiari. Sul posto sono chiaramente arrivati per i rilievi i carabinieri della compagnia di Atessa e gli ispettori del servizio medicina del lavoro della ASL. Andiamo avanti voltiamo pagina. La gestione di beni e servizi pubblici come spiagge libere, parchi e centri sportivi, secondo i progetti della Giunta Masci a Pescara, proseguiranno, però arrivano critiche da parte del centro-sinistra. Vediamo. I privati potranno usufruire dei parchi, della gestione dei parchi per 20 anni, della gestione delle spiagge, della parte libera delle spiagge per 8 anni. In entrambi i casi i privati potranno, nel caso delle spiagge, affittare attrezzature per la spiaggia, quindi sdraio piuttosto che ombrelloni, eccetera, cosa che invece finora non succedeva, perché le spiagge continuavano a essere spiagge libere. No? Sì, la gestione era solo del chiosco, e invece all'interno dei parchi quello che l'assurdo è che, oltre ad avere la gestione per 20 anni, potranno costruire, cioè all'interno dei parchi dove oggi ci sono semplici chioschi di legno potranno costruire strutture fino a 100 metri quadri per fare bar, spogliatoi, box in generale, per cui noi pensiamo che questi saranno una specie di club privé sia all'interno, come dire, dei parchi che sulla spiaggia, e siamo assolutamente in disaccordo. Tra l'altro, per quanto riguarda i parchi, i gestori non avranno nessun obbligo se non l'ordinaria manutenzione, quindi nessun obbligo di piantumazione, di miglioramento della situazione arborea del parco stesso. Più io credo che forse sarebbe anche da valutare bene se ci siano dei principi di legittimità all'interno di questo bando, perché non è possibile
prevedere che questo affidamento duri 8 anni. Guardate che 8 anni è un periodo davvero enorme, tutto questo per tenere le spiagge pulite? Allora, di domande ce ne stiamo ponendo tantissime. Noi anche per quanto riguarda la gestione dei parchi, adesso valuteremo e vaglieremo bene l'avviso che uscirà, il primo avviso che uscirà per il Parco dello Sport, però quando abbiamo lavorato sul regolamento per l'affidamento dei parchi, siamo stati ben attenti con degli emendamenti ad andare ad inserire il valore sociale che queste infrastrutture, e mi preme sottolinearlo, infrastrutture sociali, hanno una caratteristica che loro in questo caso hanno letteralmente cancellato. Si svolgerà nella giornata di domani il meeting Città di Pescara. Ieri a Palazzo di Città c'è stata la presentazione dell'evento. Andiamo a vedere insieme il servizio. Assessore, domenica ci sarà il primo meeting Città di Pescara di atletica leggera. Si tratta del primo evento sportivo post-pandemico, se così possiamo dire. Sì, assolutamente sì. Domenica 18 aprile all'interno dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia ci sarà la prima edizione del meeting di atletica leggera Città di Pescara. Un meeting importante anche perché si torna a fare attività sportiva, sport allo stadio adriatico, e si torna a fare sport in presenza per gli atleti. Si torna a fare sport allo stadio adriatico in presenza, ma soprattutto in sicurezza. Noi insieme all'ASL di Pescara e alla Protezione Civile abbiamo adibito una stanza, proprio la sala stampa, dove verranno effettuati 300 tamponi messi a disposizione dal nostro assessore Eugenio Seccia con delega alla Protezione Civile. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Mazzocca, referente degli screening di massa, che non ha esitato neanche un momento a mettersi a disposizione per far effettuare una gara in completa sicurezza. Questo evento in pratica sostituisce, assessore, se così possiamo dire, il Vivi Città, che quest'anno è saltato proprio per l'emergenza sanitaria. Purtroppo sì, è il secondo anno che il Vivi Città non si farà in presenza, comunque ci sarà il Vivi Città virtuale, infatti ci sarà il collegamento all'interno della pagina Facebook e poi rilanciata sulla pagina nazionale UISP. Adesso il calcio con la Serie B. Domani è attesa la ratifica da parte dell'Assemblea di Lega sulla proposta del direttivo di fermare temporaneamente il campionato dopo il 24 di aprile. In casa Pescara non sono risultati altri positivi nel giro di tampone effettuato ieri dalla squadra, che resterà senza allenamenti collettivi fino al 26 di aprile e poi dovrà giocare il giorno dopo il recupero con l'Entella. Senza chiaramente adeguata preparazione, da domani i biancazzurri, divisi in gruppi da 6, torneranno sul campo in erba del Poggio degli Ulivi per alcune sedute individuali di forza in attesa di nuove comunicazioni. Il punto con Andrea Costantini. C'è attesa per l'Assemblea di Lega di domani, convocata d'urgenza alle ore 15. All'ordine del giorno ci sarà la proposta elaborata nel Consiglio Direttivo, convocato giovedì sera, altresì d'urgenza, e che si è riaggiornato ieri mattina. La proposta: giocare regolarmente fino alla 36esima giornata e dopo il 24 aprile fermare il campionato per consentire lo smaltimento dei recuperi. In particolare le 3 partite del Pescara, rispettivamente nelle date del 27 aprile, già ufficiale con l'Entella, 1 maggio a Cosenza e 4 maggio contro la Reggiana, e poi la disputa di Pordenone Pisa ed Empoli Chievo. Il campionato riprenderebbe con il penultimo turno il 7 maggio e l'ultimo il 10. In pratica la conclusione della stagione regolare sarebbe posticipata di 3 giorni e questo farebbe slittare ulteriormente i play-off. Secondo l'attuale calendario si svolgono dal 10 al 27 maggio e con questo slittamento c'è il rischio di arrivare troppo a ridosso dell'Europeo Under 21, azzurrini in campo il 31 col Portogallo. Meno problemi ci sarebbero per l'eventuale play-out. Attuali date 15 e 21 maggio, un loro slittamento non creerebbe disagio. Peraltro una tale decisione potrebbe essere accompagnata dal rinvio delle 2 partite del Pescara con Cosenza e Reggiana, quella con l'Entella è avvenuta col bonus del protocollo. Ciò eviterebbe la pantomima della presentazione al campo di arbitri e avversari senza possibilità di disputa della partita e senza l'attribuzione del 3-0 a tavolino dopo le sentenze di Juventus-Napoli, Lazio-Torino, ma anche quella più recente in Serie B di Empoli-Chievo.
Il blocco temporaneo del campionato e lo slittamento delle date dovrà dunque essere votato da almeno 11 club su 20. I tempi sono ristrettissimi e la cosa che risalta è che non solo il Pescara si giocherà tutto in una settimana cruciale, coi tre scontri diretti, sarebbe stato lo stesso senza il focolaio, quanto che il Delfino lo farà senza un'adeguata preparazione. Come può una squadra scendere in campo in condizioni accettabili il 27 aprile se fino al giorno prima non avrà fatto alcuna seduta di allenamento collettiva? E come può quella stessa squadra sostenere lo stress di tre partite in una settimana e di cinque partite in 14 giorni dopo un tale ampio periodo di inattività? Perché di ciò ha senso parlare, poiché le sedute individuali non sono realmente allenanti. Il focolaio Covid ha reso ancora più improba una sfida che era già di per sé molto difficile. Bisognerà poi vedere se il provvedimento ASL firmato dal responsabile del settore prevenzione, il Dopolidoro, potrà essere allentato. Il documento parla di isolamento, quarantena e sospensione di attività collettiva fino al 26 aprile, salvo diversa disposizione. La ASL dunque potrebbe rivedere il provvedimento ed eliminare il divieto qualche giorno prima, consentendo ai negativi del gruppo squadra di poter sostenere gli allenamenti qualche giorno prima del match con l'Entella. Il segnale è arrivato ieri, quando il giro di tamponi non ha presentato ulteriori positività, può andare in questa direzione, ma saranno fondamentali i prossimi due cicli per capire se la propagazione del focolaio si è arrestata o meno. Da lì si potrà ragionare per un allentamento delle misure con qualche giorno d'anticipo. Ed ora la Serie C, terz'ultimo turno di campionato col Teramo che in casa al Bonoli ospita il Bisceglie, biancorossi senza Viero, Lasic, Diakité, Di Matteo e Minelli, recuperato Birligea che dovrebbe partire dalla panchina, mentre titolare giocherà Ilari insieme a Bombaggi, Costa Ferrera e Pinzauti. Dietro le tante assenze, compresa quella per squalifica di Tentardini, dovrebbero costringere Pace a spostare Trasciani a destra con Piacentini e Soprano al centro e Vitturini dirottato a sinistra. Gara fondamentale per il Diavolo per blindare il piazzamento nella post-season. Vediamo il servizio. È una partita importante, la squadra l'ho vista bene come l'ho vista bene la settimana scorsa, come la vedo bene. Non abbiamo mai sbagliato qualche settimana di lavoro o non ricordo allenamenti brutti o sbagliati, quindi da quel punto di vista abbiamo sempre lavorato al massimo. Ci siamo preparati, sappiamo che partita ci aspetta e niente, sappiamo che tipo di squadra sono loro, sappiamo che tipo di partita sarà, sappiamo quanto contano le motivazioni, perché troveremo una squadra, credo, che verrà qui a giocare col coltello tra i denti e non resta che giocare questa partita. 4-4-2 come modulo, ultimamente fanno quel modulo là, una squadra secondo me molto molto organizzata, con dei principi di gioco ben definiti, che difendono bene quando devono difendere perché sono molto organizzati e poi sono bravi nella fase offensiva perché hanno due esterni come Monsoro e Sartore che sono due giocatori che secondo me stanno facendo molto bene, e poi due attaccanti, Makota è un giocatore importante per la categoria perché oltre ad essere veloce e attaccare bene la profondità è un giocatore che lotta e che porta tanto carattere alla squadra, e Rocco che è un giocatore che secondo me molto interessante come giocatore, quindi è quel tipo di squadra, è una squadra che gioca bene sia in fase offensiva ma anche in fase di ripartenza, è una squadra motivata perché loro lottano per la salvezza e quindi io credo che saranno avvelenati dal punto di vista mentale e questa è la squadra che ci troveremo contro. Non so se la partita della vita, non la definirei così, perché poi avremmo altre opportunità. Certo che se vogliamo centrare l'obiettivo dei playoff è un'opportunità grande più che la partita della vita. Ma da quel punto di vista, o pressione o meno, non sono spaventato, perché comunque la nostra squadra, secondo me, a parte alcune prestazioni, ha sempre cercato di dare il massimo. Poi abbiamo in alcune partite, soprattutto in certi tipi di partite, abbiamo palesato delle difficoltà. Allora, saranno indisponibili Viero, Lasic, Diakité, oltre i Lungo, De Genti, Di Matteo e Minelli. Ma se io ti dico che giocheranno Trasciani, Piacentini, Soprano e Vitturini, quanti ne ho sbagliati? No, non so come risponderti per mantenere il dubbio.
Forse con le percentuali ti posso rispondere, cioè hai indovinato per il 70%. Andiamo avanti ora alla Serie D. Dopo il mercoledì di campionato torna in campo con il 27esimo turno, trasferte difficili per il notaresco lavastese, il Giulianova. Il Castelnuovo deve ritrovare il gol, il Pineto continuare la serie positiva di risultati. Il punto con Jacopo Forcella. Dopo l'infrasettimanale di mercoledì, la Serie D torna in campo per il turno numero 27 con un impegno tutt'altro che semplice per la vice capolista notaresco, impegnata sul terreno di gioco del Matese, una delle formazioni più in palla in questo momento del campionato. La vittoria dell'Aragona di Vasto è l'ultima di una striscia positiva che parte, niente meno, che dalla gara di andata del Savini, nella quale l'11 di Epifani si impose per 3-1. Da quel momento in poi Urbano e i suoi non hanno sbagliato quasi nulla, solo pareggi e successi, una coppia d'attacco che ha fatto male anche mercoledì. Per il notaresco invece una ripresa post Pasqua molto positiva, due vittorie in altrettanti match. Il tecnico rosso-blu dovrà fare a meno ovviamente di Bianciardi e anche di Colombatti e Marcelli, mentre sono da valutare le condizioni di Banegas. Il capocannoniere della squadra non è al meglio, anche se il giovane Kevin Buonavoglia mercoledì nel derby del Vomano ha mostrato di avere ottimi numeri. La sfida è difficilissima perché è una squadra che viene in salute, è una squadra che viene a tantissimi risultati utili consecutivi. Si giocherà in un campo in erba sintetica, nel campo piccolo, e loro sicuramente dalla loro parte hanno l'entusiasmo che stanno facendo grandi cose, noi dobbiamo prepararla bene, dobbiamo recuperare bene lo sforzo di oggi e andarci a giocare questa partita con tutte le forze che abbiamo. La capolista a Campobasso invece ospita il nuovo Romagnoli Lavastese, scottata dall'1-2 interno dell'infrasettimanale, ma dopo tanti giorni 45 di stop causa contagi. Anche D'Addario ha fatto i complimenti ai suoi, ma adesso ci vorrà qualcosa in più perché i molisani sono un vero e proprio rullo compressore. In più, dopo il rinvio del match col Vasto, Girardi hanno avuto anche una settimana intera a disposizione per preparare la partita. Campobasso è come il Matese, uguale, con una differenza che prima in classifica. Quando sono arrivato ho cominciato col Campobasso, oggi ho cominciato col Matese e domani il Campobasso. Campobasso è forte, lo sappiamo tutti quanti, stiamo a discutere del Campobasso. C'è organico, c'è società, c'è punti, c'è idee di gioco. Che vogliamo mettere ancora? Chi deve uscire dal momento niente affatto positivo è il Castelnuovo, reduce da un punto in quattro gare che mercoledì ha dovuto cedere il passo proprio al notaresco. L'arrivo davanti di Santi Rocco dà un'opportunità ulteriore a Di Fabio di alternare gli uomini col ragazzo che in dia ha già giocato in maglia Avezzano, ma che adesso dovrà aiutare i suoi compagni a ritrovare la via della rete. Il gol infatti manca addirittura dal decimo del secondo tempo della gara persa con il Castelfidardo lo scorso 21 marzo, fanno dunque 395 minuti a secco. Il problema è che dall'altra parte ci sarà una Cinzia Albalonga che con i neroverdi battaglia per un posto playoff. Con Fagioli assente manca la presenza di un attaccante che fa salire la squadra, che fa peso lì davanti. Noi sì, sicuramente per noi Alessandro è un giocatore importante, poi dopo che è andato via anche Sbarbati, adesso abbiamo dei ragazzi molto giovani che abbiamo preso dal campionato di eccellenza che stiamo valutando. Domenica scorsa ha giocato Fidanza, oggi è entrato Cellucci, quindi dobbiamo dargli il tempo di crescere, capito così, e speriamo nel frattempo di recuperare il più presto possibile Alessandro, perché sicuramente Fagioli è un giocatore importante per noi. Per il Pineto invece impegno interno contro il Rieti con qualche acciacco soprattutto dietro. Il pareggio di Genzano ha confermato i progressi della formazione biancazzurra. In dubbio Bertolo e Pepe, potrebbe essere spostato Paoli nella linea difensiva con Salvatore e Mesisca davanti Minnozzi e l'uomo in più, ma adesso servono anche le fiammate degli attaccanti che Marco Pomante ha in rosa per cominciare una risalita che ha visto il Pineto piazzare tre risultati utili consecutivi che saranno linfa per proseguire. Il Giulianova ha avuto una settimana di lavoro standard dopo il rinvio del match contro l'Olimpia Agnonese e con due partite ancora da recuperare va a Fiuggi a caccia di tre punti che sarebbero vitali, ma anche una vendetta del match dello scorso anno che finì con una debacle. In più un eventuale risultato positivo permetterebbe ai giallorossi di accorciare proprio sui laziali che hanno 5 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di Bitetto ma con molte meno partite giocate, quindi con la possibilità di dilatare ulteriormente la distanza. Ecco perché quella di domani al Capo ai Prati sarà una sfida che il Giulianova deve provare a vincere a tutti i costi. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, se volete come sempre trovate on demand i nostri servizi sul sito tv6.it, su YouTube e sui social. Da parte mia l'augurio di un buon
proseguimento con la nostra programmazione.